Sì, buonasera Paolo, ci ha raggiunto il senatore Endrizzi che proprio guida la pattuglia del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Costituzionali, dove appunto si è discusso a lungo della riforma. Ora è in aula, come dicevi tu, domani si dovrebbe cominciare a votare, anche se si vocifera che il voto potrebbe arrivare giovedì. Partiamo chiedendogli però di questo incontro fissato sulla riforma della legge elettorale per giovedì prossimo in streaming. Il Partito Democratico ha riconosciuto le vostre posizioni anche con toni in alcuni momenti piuttosto elogiativi, possiamo dire soprattutto per quanto riguarda ad esempio anche l'immunità, e qui siamo sulla riforma del Senato. Voi con quale spirito andate a questo incontro? Soprattutto, secondo voi è un dialogo vero oppure il PD sta in qualche modo bluffando? Allora, partiamo intanto dalla riforma del Senato, visto che lei citava il problema dell'immunità. Sulle riforme il Movimento 5 Stelle ha delle proposte chiare. I cittadini devono poter eleggere i parlamentari, senatori e deputati. Senatori e deputati devono essere ridotti della metà in numero e poi devono essere ridotti gli stipendi. Infine deve essere tolta l'immunità parlamentare nel momento in cui rappresenta un ingiusto privilegio. Ecco, per quanto riguarda invece l'incontro di giovedì? Dovrebbe vertere principalmente sulla legge elettorale. Renzi la legge elettorale l'ha fatta con Berlusconi in separata sede. Noi l'abbiamo fatta in rete con i cittadini. Oggi il Presidente del Consiglio ha il potere di decidere, di scegliere, deve prendersi anche la responsabilità di farlo davanti alla nazione. Ma è un dialogo fattibile oppure alla fine le posizioni sono così tanto lontane che questi sono incontri che lasceranno il tempo che trovano? Guardi, noi abbiamo dimostrato la serietà delle nostre proposte, la serietà del nostro atteggiamento. Renzi, diciamo, sta tergiversando, sta perdendo tempo, oggi è chiamato a dire una parola definitiva, chiara. Non può prendere in giro gli italiani. Noi abbiamo 10 milioni di nuovi poveri che attendono risposte dal governo e dal Parlamento. Ecco, un'ultima domanda sulla riforma del Senato. Hanno minimizzato il Partito Democratico dicendo alla fine divergiamo soltanto, quasi soltanto, sull'elezione diretta o indiretta dei senatori. La vostra battaglia in aula invece si annuncia molto dura. Su cosa sarà più forte? Ho già detto, i punti cardini sono quelli, l'incandidabilità dei condannati per noi è un punto caldo, i nostri emendamenti sono stati però respinti e quindi ci aspettiamo veramente un clima infuocato. Daria, ecco, ringraziando il senatore Endrizzi. Un'ultima domanda per Endrizzi a proposito dell'incontro che c'è stato tra Beppe Grillo oggi e alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Volevo chiedere a Endrizzi di che cosa si è parlato, se Grillo ha dato in qualche modo qualche indicazione ai suoi parlamentari sul comportamento da tenere con il Partito Democratico nell'incontro che si terrà questa settimana e sui temi che dovranno essere affrontati. Glielo chiedo io perché il senatore non sente. Certo. Mi chiedono da studio se oggi ha partecipato all'incontro con Beppe Grillo, se Beppe Grillo vi ha dato in qualche modo delle indicazioni da tenere, l'atteggiamento da tenere con il PD durante il prossimo incontro, oppure se vi ha dato altri consigli. Ci siamo incontrati a pranzo, ci ha abbracciato, ci ha incoraggiato, era una visita di cortesia, nient'altro. Noi andremo all'incontro con Renzi, non io in particolare, ma altri miei colleghi, andremo con la mente sgombra da preconcetti, e ripeto, sarà Renzi a dover dire qualche cosa, noi le nostre proposte le abbiamo tutte sul piatto. Grazie ad Endrizzi, che ha parlato un attimo di immunità, ha accennato alla questione dell'immunità, della possibilità di cambiare in aula quel testo. Oggi ha parlato anche con noi il capogruppo del PD Zanda, con le sue parole vi restituisco la linea. Grazie Daria, ascolteremo Zanda nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto ringraziamo te, ringraziamo il tuo ospite e andiamo a